Bentrovati e benvenuti, prima puntata della seconda edizione del nostro Tutto Bene TV e da subito dobbiamo ovviamente dirvi, perché lo sentiamo, un grande grazie. Se c'è una seconda edizione è perché proprio nella nostra primissima ci avete seguito e dicono i numeri ufficiali da tutta Italia, ci avete seguito davvero in tanti. Quindi un grazie, il progetto prosegue e il nostro intento, maturato durante l'estate ovviamente, è quello di arricchire sempre di più il servizio che cerchiamo di darvi. Per questo, come sempre, tante altre piccole novità le snoccioleremo nel corso di questi nostri primi 30 minuti, lo facciamo insieme al dottor Maurizio Nostini. Eh, grazie Maurizio, benvenuto. Bentrovati, l'appuntamento che si ripresenta mi rende molto felice, speriamo in un successo come quello della stagione scorsa, eh, abbiamo tante idee per cui questa è la prima. E avremo anche tante richieste perché sono anche cresciute le eh, emittenti che si occupano di noi, che eh, bontà loro e le ringraziamo, danno visibilità a temi importanti, quelli che speriamo di trattare all'interno del nostro tutto bene TV. L'ospite di questa eh, nostra prima puntata, più che un ospite, la possiamo già definire un'amica, una collaboratrice, capirete a breve perché, collaboratori l'un dell'altro, a dire il vero. Benvenuta la dottoressa Eleonora Battistella. Dove. Direttore di una rivista, Coro Far Salute, che ha ormai già diversi anni e una beh, importanza significativa su un territorio che si è andato eh, allargando cammin facendo. Partiamo allora proprio da Coro Far Salute e spieghiamo ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa, dalla nostra pagina Facebook, dai social, dal web in generale, di cosa si tratta. Coro Far Salute è una rivista che parla ovviamente di salute, che viene distribuita nel territorio dell'Emilia Romagna e arriva sino alla provincia d'Arezzo, in farmacia, omaggiata dai farmacisti ai propri utenti, ai propri clienti. Ormai ha compiuto più di dieci anni, sono undici anni che viene fatta con Corofa ed affronta il problema dell'informazione divulgativa dei temi della salute nella maniera più rigorosa e nello stesso tempo più semplice per chi se la trova. Perché Corofar e chi vi parla hanno ben chiara la coscienza che l'argomento salute è uno degli argomenti più importanti che tocca la realtà del mondo, non solo del nostro paese. Mi, mi diverto a citare il fatto che anche per chi naviga e va in internet, dopo sesso la parola più ricercata è salute. Allora, di fronte al dilagare della voglia di sapere, qualche volta magari soddisfatta in maniera approssimativa proprio dalle ricerche disordinate che le persone spesso fanno. Nel mondo informatico perché è così, perché è un cestino nel quale si pesca di tutto. Beh, il Corofar si sforza di essere un riferimento rigoroso che cita fonti assolutamente scientificamente verificate e che vuole offrire al lettore una panoramica. Di informazione che va nel mondo della salute, che va dalla prevenzione alla cura, alla rassicurazione, laddove le informazioni che circolano spesso sono raccapriccianti qualche volta, intimidenti e qualche volta nebulose. Noi vogliamo essere certi, lucidi. E sostanzialmente al fianco di chi alla propria salute tiene come ragionevolmente si deve tenere. Era giusto, pensiamo questo, parlarne sin da questa primissima puntata, eh, perché è evidente insomma una comunione eh, di intenti. Eh, diamo però anche l'indicazione che ci sta seguendo, magari dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Friuli-Venezia Giulia come comunque poter accedere alle informazioni contenute sul cartaceo di Corofar Salute. Certo, perché la rivista nella sua dimensione cartacea è solo nel circuito cir di Corofar, mentre invece ha un proprio sito nel quale oltretutto si trovano anche tutti i numeri arretrati della rivista che risponde alla sigla www.corofarsalute. Punto biz. Esiste oltretutto anche un sito Facebook per cui in Facebook digitando semplicemente Coropa Salute si trovano poi gli elementi per rimbalzare sul sito della rivista. Quindi diciamo che è accessibile cartaceamente solo ai fortunati dell'Emilia-Romagna e della provincia d'Arezzo. Per ora, per tutti, diciamo per, per, ora, ora, per, ora, per ora. Per ora, certo. Dopodiché, chi volesse averla in cartaceo può scrivere a Corofa, ci sono molti modi per poterne per accedere a questa rivista. <coughs> diciamo invece per un uso più semplice, più quotidiano e comunque. Legato al mondo dell'informazione online, che è un'informazione importantissima, il sito offre tutta la possibilità di lettura e di sfoglio anche dei numeri di lettura, dei numeri arretrati, dal numero 1. Avete già capito che si tratta di una partnership, vogliamo che sia naturalmente il più proficua possibile per voi che ci eh, seguite. Informazioni. Che sono corrette, che sono verificate, che sono lucide e rigorose, come ha detto la dottoressa Battistelle, che trattano ovviamente temi di attualità. E allora eh, chiediamo al dottor Maurizio eh, Nostini: Maurizio, l'attualità, cioè le novità anche di questi ultimi mesi, il settore della salute, della medicina, noi poi lo allarghiamo un po' al benessere ovviamente, allo stile di vita quest'anno in questa seconda edizione anche al servizio alla persona, però sono tutti mondi in continua evoluzione, in continua crescita e cambiamento. La cosa che mi conforta è che tutti questi mondi che sono, in, come dicevi tu, in forte evoluzione e che interessano soprattutto eh, il pubblico, chiamiamo pubblico in generale, non sono solo fruitori, non sono solo persone malate, sono anche persone che vogliono fare della certo. prevenzione, li vedo tutti trattati in coro falso salute. Tutti uno dopo l'altro, e quindi sono molto felice di questo perché eh, io eh, ammetto che sono un lettore abbastanza superficiale in questo no. Eh, da sempre conosco Coro Far Salute, però vado a cercare dentro Coro Far Salute gli articoli che mi interessano di più. Invece, adesso, mentre stavamo chiacchierando con la dottoressa Eleonora, eh, l'ho sfogliato tutto con calma, molto attentamente. Sono, sono eh, particolarmente soddisfatto di questa collaborazione perché secondo me eh, noi potremmo appoggiarci molto a Cora Far Salute per non solo individuare argomenti, perché nuovi non esistono, ma di, di approfondimento. La nutrizione, che mi sembra che negli ultimi mesi si sia parlato quasi solo di questo, che non vuol dire parlare di diete, no? oggi finalmente si parla di nutrizione, che è una cosa diversa, ma anche di prevenzione eh, a tutto campo, il eh, sistema immunitario. Eh, a prescindere dalle stagioni, perché ormai le stagioni non esistono più, quindi eh, c'è questa idea nuova che lo stress è legato al sistema immunitario, quindi io stesso nella mia attività libero-professionale l'80% mi occupo di gestione dello stress e questo non vuol dire che è un piccolo settore all'interno di, ma è, è il mondo sostanzialmente. Quindi penso che eh, questo nostro approccio diverso eh, è legato che non è solo cartaceo, perché c'è il web, c'è certo, tutto certo. un mondo, completerà molto eh, ciò che noi andremo a proporre ai nostri ascoltatori. Ringraziando per queste parole, le posso dire che lo sforzo della rivista, della redazione di tutti <coughs> è proprio quello di essere contemporanei. L'attualità è fondamentale, l'attualità significa che le notizie che dai sono verificate, sono le ultime di una lunga serie. Quelle che hanno dato le ultime eh, informazioni. Quando noi citiamo una ricerca, e normalmente, lei lo può vedere, sono ricerche volte a livello internazionale, certo. quindi utilizzando come informazione i grandi media scientifici internazionali, che sono il primo approccio, ma non per sottovalutare quello che possiamo fare noi, ma per allargare la capacità che abbiamo di informarci. Noi <coughs> ogni giorno quando osserviamo i nostri giornali di qualunque natura essi siano, eh, leggiamo quasi sempre un'informazione locale, anche se c'è un rilancio. Questo significa che non sempre riusciamo a capire poi come si muove il resto del mondo. Nella nostra documentazione, nei nostri articoli c'è una panoramica che comprende un po' tutto, il nostro territorio, le nostre informazioni e quelle che dal mondo rimbalzano. Perché noi siamo una piccola cosa in un grande mondo. E quindi questa è la nostra volontà. Posso gloriarmi del fatto. Allora, il prossimo numero di Corofer sarà il numero 79. Per un bimestrale vuol dire che Corofer ha 12 anni. Possiamo gloriarci del fatto che non abbiamo mai ripetuto un articolo. Abbiamo sempre cercato una cosa nuova. Abbiamo sempre cercato l'attualità e possiamo dire che quando abbiamo ripetuto qualche cosa è per aggiungere qualcosa di nuovo o per un pezzo che si è rivelato interessante. Se abbiamo parlato di problemi relativi al pancreas, voglio dire, e lo abbiamo riproposto è perché una volta ci siamo occupati di alcune patologie e la seconda volta altre. Quindi la voglia è sempre quella di dare al lettore qualcosa in più di quello che ha già trovato da, sulla nostra rivista. È certamente un mondo molto complesso, quantomeno ampio, di sicuro noi siamo stati costretti in questo nostro studio, costretti tra virgolette a riassumerlo nella nuova scenografia che vedete con quattro immagini che vogliono un po' dire proprio questo, parlando naturalmente... Eh, di salute, parlando anche di eh, nutrizione parlando in maniera eh, leggera ma concreta e soprattutto verificata e veritiera di medicina il tuo polso della situazione Maurizio invece nell'attività libero professionale vedendo così tante persone ogni giorno certo eh, voi sapete io sono farmacista che fa l'erborista da 40 anni quindi <ride> sono un naturopata antelittera anche se lo sono realmente eh. però eh, ho fatto una scelta Comunque, da farmacista, io rimango farmacista, mi occupo in maniera eh, ufficiale di quello che è una, una medicina, che era la medicina vera, la medicina antica. Mm. Al di là di questo, la cosa che mi piace di più della rivista, scusatemi se rientro nella rivista <ride> perché <ride> oggi sono, oh, sono carico sulla rivista. Certo. Eh, secondo me sarà importantissima anche per la informazione che possiamo fare ai farmacisti, certo. perché oggi il farmacista è bombardato, è un'attività dove lavorano tante persone ma hanno realmente poco tempo, cioè, o la portano via alla propria vita privata, cioè. alla famiglia, altrimenti eh, ben vengano i gruppi come Corofar che al loro interno hanno anche come missione quella di informarli, stai, ma il giornale è fantastico per fare informazione al pubblico e informazione al farmacista, visto il livello. Stai pensando naturalmente anche alla tua situazione? Ovviamente. Un lavoro quotidiano. Sì, sì, perché noi abbiamo tante notizie che riguardano il grande mondo della medicina non convenzionale, anche se è una parola orribile, che spesso non arrivano. E invece, quando sono serie e pubblicate da riviste internazionali, che quindi hanno già fatto una selezione, e in genere sono ripubblicazioni di, di, di cose importanti, mi sembra corretto che sia il pubblico che i professionisti ne vengano informati. Questa è la puntata 1 di 30, perché sarà di 30 puntate la nostra seconda serie. Allora. Eh, la domanda è: quali sono le novità, quali sono appunto le ultime informazioni, ripetiamo, attendibili, lucidi, verificate, scientifiche, sì. che sono arrivate in questo settore, nel tuo in particolare? Se devo essere sincero, ho la sensazione che la più grande finestra sul mondo della natura oggi sia quella che si sta aprendo sui funghi, sulla micoterapia. Ed è la prima volta in 40 anni che io faccio questo lavoro che vedo arrivare prima i medici rispetto a noi non perché loro non arrivino prima, ma perché informazioni sulle medicine non convenzionali in genere non arrivano al mondo ufficiale così pesantemente. Invece questa volta dagli Stati Uniti, da, dall'Oriente e sempre comunque su riviste dicevamo, qualificate arrivano notizie molto importanti e per noi è un aspetto fondamentale perché sicuramente è materia che trattiamo noi ma che abbiamo messo a disposizione di tutti. La sensazione è che si parlerà moltissimo di questo oltre alla nutrizione. nutrizione oggi nei loro, nei, nelle varie sfaccettature che diciamo il pubblico conosce per l'80% riguardo alla dieta. Certo. Le diete per perdere peso o per trattare i sovrappesi, ma sostanzialmente tutti hanno capito che siamo ciò che mangiamo e che... Eh, non si può prescindere da un corretto stile di vita e da una corretta nutrizione per arrivare a quella che può sembrare la salute ma che in genere è un benessere ottimale. Su questo argomento tra l'altro eh, in tutta la precedente serie avevi sempre dato qualche consiglio, avevi esposto qualche accorgimento che evidentemente eh, non cambia oppure sì? Io direi che se al pubblico può piacere l'idea è di dare tre minuti di cinque, barra tre minuti di una novità insomma. Proseguiremo allora su questo fronte. Sì, Come mi dispiace di non aver portato la precedente edizione <ride> perché l'articolo dietologico è sui funghi e sulle proprietà curative quindi sono veramente felice che lei abbia evidenziato qualcosa lo evidenziato ma ho soprattutto visto. perché lei lo definisce di tendenza vale a dire una tendenza che si va a sviluppare e il fatto che noi se ne abbia fatto un articolo significa che cogliamo sì, sì, le tendenze attenti. che è la nostra ricerca sistematica quella di cogliere quello che sta arrivando e spiegarlo e portarlo avanti vuol dire... È lì che sì, si confrontano le, le, le realtà e le, le banalità di altre informazioni, cioè reiterare, lo dicevo prima a Roberto, reiterare ogni primavera qualche certo. cosa sulle allergie, riesce alla fine ad andare <ride> al di là di quella che è l'informazione, se c'è la novità lo dici poi. F quella fortunatamente dell'allergia il pubblico che ne soffre l'ha capita fino in fondo certo. non glielo posso riproporre con sestimaticità certo. devo andare un po' più in fondo e devo dire la ringrazio delle parole estremamente gentili che le ha rivolto devo dire che anche per come ci seguono i lettori questa sensazione l'abbiamo abbiamo un pubblico di altissima fedeltà e che ci, ci significa il piacere di avere questo giornale bene eh, ne approfitto per fare un altro piccolo insert come si chiama visto che è la nostra prima puntata della seconda edizione in sigla avete visto una serie di partner li potrete rivedere evidentemente anche nella sigla eh, finale più un ulteriore elemento su cui adesso spendiamo proprio 30 secondi di parole i partner sono quelli che hanno deciso hanno scelto di affiancare questa nostra attività, questa nostra seconda edizione, alcuni di questi, non tutti, alcuni saranno anche presenti come ospiti perché sono collegati appunto al benessere, alla salute ed anche ai servizi alla eh, persona in un momento comunque non semplice l'accesso a questi servizi, è sempre bene sottolinearlo, soprattutto quando è il migliore eh, possibile, ne parleremo. La seconda cosa, il secondo elemento invece è il comitato etico-scientifico che si è andato rafforzando con un proprio regolamento, con eh, statuto e scopi, anche questo lo avete visto in sigla, lo rivedrete nella finale, quindi grazie a coloro che si sono eh, prestati attivamente per svolgere un ruolo. Perché no? Di sorveglianza e di eh, controllo, visto che i temi che tocchiamo all'interno del nostro Tutto Bene TV sono sicuramente importanti e sensibili. Eh, Maurizio, io ti chiederei ancora un qualche cosa su queste nostre prossime 30 puntate ripercorreremo, riutilizzeremo quel buono, diciamo così quel po' di buono che sicuramente abbiamo fatto eh, nelle prime, ci sono testimoni i nostri spettatori ma poi dovremo apportare necessariamente anche delle novità perché bisogna sempre, sempre crescere, non solo estetiche, spero gradite ma non solo estetiche certo. eh, io non credo che si tratterà solo di novità ma mh, le cose più interessanti in genere in questo momento sono gli approfondimenti sono eh, materie che Acquisiscono sempre più importanza e specialisti che diventano sempre più importanti. Ma quello che mi piacerebbe fare eh, vedere, evidenziare nel corso delle nostre puntate, è quanto la mia sensazione mi dice essere importante la visione a 360 gradi del medico. Eh, I medici hanno capito che la iperspecializzazione è importantissima, ma è limitante. Eh, è chiaro che anche quello è. È un mondo incredibile, in grande, grande evoluzione. Però eh, i medici, per esempio, che si occupano di pnei, di psiconeuroendocrino-immunologia, secondo me sono quanto di più vicino c'è cioè, eh, a quello che era una volta il medico di base, okay. il medico di famiglia. Eh, cosa che oggi è difficilissima, perché, perché io conosco tanti ragazzi giovani che sono medici di base e li stimo tantissimo perché la burocrazia li opprime, non riescono probabilmente nemmeno più a fare quelle ore di studio che vorrebbero fare dopo essersi laureati, eh, ci riescono perché approfondiscono, fanno corsi, ma di una difficoltà incredibile. Eh, secondo me noi dobbiamo far capire quanto il benessere, perché la parola salute mi sa che è molto lontana oggi, sì. ma il benessere vero, di un certo livello, passa attraverso un rapporto corretto tra il medico, che è il tuo medico curante, e eh, il medico di famiglia, quello che ti deve conoscere, deve sapere guidare questa persona negli ambiti più importanti e quanto i rapporti diretti tra quel medico e gli specialisti siano fondamentali e quanto i collaboratori, come il farmacista, che diventa la seconda persona più importante, perché il farmacista bene che conosce il pubblico. Eh, pur vedendo centinaia di persone al giorno quelle, quelle centinaia di persone spessissimo sono sempre le stesse, quindi sono i quartieri, sono le zone della città. Eh, sono, sono poli di attrazione della salute e del benessere. Io vorrei cercare di raccontare questo, vorrei vedere, raccontare la fatica che fanno tutti per poter dare il meglio. E ci sono argomenti per farlo, secondo me. Ci sono anche le persone. Ci sono anche le persone. Noi viviamo in Romagna, eh, la nostra trasmissione fortunatamente viene ripetuta, ritrasmessa. Eh, Ringrazio fra l'altro della fiducia che ci, ci, ci conferiscono questi altri emittenti. Da quest'anno anche in Croazia. Da quest'anno anche in Croazia, non, in Croazia. non Croazia. lo sapevamo. Salutiamo gli amici della Croazia. Certo. <ride> noi eh, penso possiamo dire di essere in, in una location particolare perché è media, è media in tutto. La, la Romagna è nella parte centrale dell'Italia, è una zona dove mediamente c'è lavoro, dove c'è un buon benessere, c'è una buona qualità di vita. Un buon siamo sì, diciamo così, un siamo, buon carattere siamo, siamo aperti e quindi anche ciò che noi riusciamo a proporre qui vedo che è gradito dal sud al nord perché siamo più o meno lo specchio certo. dell'Italia e quindi punteremo molto su questo. La dottoressa Battistella invece, e la ringraziamo per questo, arriva da Milano. Sì, però voglio dire a questo punto facendo una rivista che va in una regione nella quale i consensi, la simpatia sono comunque stati toccati con mano. Diciamo che la dottoressa Battistella viene molto volentieri da Milano a Forlì, in assoluto. E eh. inseriremo in tutte le nostre puntate un pizzico di coro far salute per tenere certo, aggiornati certo. i nostri ascoltatori, i nostri spettatori. Sarà un grande piacere. Maurizio, allora oggi... La conoscevi già ma hai scoperto anche la rivista, però dici... No, no, io la conosco <ride> benissimo perché, ripeto, ho, ho usato la rivista, mi passi questa parola, usato, <ride> dove c'era qualcosa che mi interessava di più. Poi certo. anch'io, come gli altri, tantissimo tempo per stare sul cartaceo soprattutto, oh, certo. non c'è, a meno che tu non te la porti a casa, te lo leggi la sera finalmente quando sei sul divano certo. o a letto. E, però io ho sempre usato le cose che mi interessavano di più, che in genere sono nella, nella pagina iniziale, nella copertina. Ma ripeto, <coughs> penso che useremo alcuni degli argomenti più recenti della dottoressa per eh, creare dei piccoli spazi all'interno della nostra trasmissione e, e oggi comunque avendo detto lei dei funghi mi sento di, di, di buttare là una, una chicca <ride> anche per far sorridere un po', io lo È uso certo. sempre. Quando io sui funghi faccio alcune presentazioni in giro per l'Italia, o ai farmacisti amici o agli erboristi. O, mi è successo anche in Sicilia, ai medici. Eh, e quando devo alleggerire un po' l'argomento, perché non è sempre parlare di sistema immunitario, di stress, eh, non è sempre una roba leggera, quando voglio alleggerire parlo di quello che secondo me è il fungo più importante, che è il Cordyceps sinensis, che è un fungo noto eh, da oltre 4.000 anni, quindi noi in occidente lo abbiamo conosciuto negli ultimi 5-6 anni, diciamo, ma si usa da 4.000 anni. Ed era il fungo, ben inteso, faccio un passo indietro, i funghi quelli realmente efficaci certo. dal punto di vista eh, terapeutico sono 12, 13, 14 funghi su 50 milioni di specie. Certo. Eh, e non sono cinesi, perché c'è questa diceria che il fungo è cinese. No, c'è il fungo che è raccolto in Cina, quello che è raccolto in Tibet, quello che è raccolto in Brasile, negli Stati Uniti, in Europa. Ma ah, il cordice è il fungo dell'energia. Il fungo dell'energia è notissimo dai tempi dell'imperatore cinese che si appropriò di questo fungo quando seppe della sua efficacia, e perché già allora l'aura era quella dell'energia. Uh, era il fungo che ti faceva uh, prevenire tutti i malanni, ma soprattutto ti dava un'energia profonda. La cosa che mi permetto sempre di dire è quanto... Quello che allora erano sensazioni, erano una lettura fatta attraverso la medicina cinese, fatta attraverso una serie di cose che sono legate alla fisionomica, quanto si sono eh, eh, confermate nel tempo. Oggi i lavori, che sono gli ultimissimi, mh, che vengono dal 2008 in avanti, pubblicati negli Stati Uniti, dicono che questo è il più grande produttore di ATP, che è la benzina, l'energia cioè. vera del nostro corpo. Non esiste altra cosa al mondo che generi o produca tante ATP come questo fungo, fa tantissime altre cose ovviamente, dalla sessualità all'energia lunga nel tempo, quindi certo. gli sportivi, eh. ma era noto per essere l'energia. Penso che si possa parlare a lungo di queste cose perché coinvolgono tantissimo medici, farmacisti e specialisti tipo, tipo noi insomma, che ci occupiamo di piante medicinali che Ragionano seriamente su questo mondo, Cordyceps, Sinensis, il Benissimo. fungo dell'imperatore. <ride> allora, dottor Maurizio, Nostini ci accompagnerà in tutte le nostre puntate, però, ben <ride> volentieri, lasciamo anche. Una mail che è Nostini M con la M finale di Milano nostini M chiocciola libero.it. Eh, Questo evidentemente per eh, contatti, informazioni, eh, curiosità, eccetera. Tutto quanto insomma è necessario. Sapete che ben volentieri sempre a disposizione. Stiamo quasi per chiudere, abbiamo rimasto una manciata di non so se dire minuti o secondi. Siamo comunque lì ormai pochi, pochi minuti per questa nostra prima parte. E, di cosa potremmo andare a parlare nelle prossime puntate, così intanto magari attraverso Coro fa saluto, ovviamente dire, lanciamo qualche input, qualche stimolo. Posso dire due cose importantissime che stiamo preparando per il numero che uscirà fra poco. Una si chiama Alzheimer con un approccio molto più largo e molto più importante con la definizione di cura e terapia non soltanto farmacologica, ma anche, come diceva giustamente prima Maurizio, qualche cosa che coinvolge il modo di essere. È una realtà della quale bisogna prendere coscienza in assoluto, è di tipo degenerativo, la crescita dell'età ovviamente la fa comparire molto più. Di quanto comparisse un tempo, si moriva prima, quindi non c'era Alzheimer. E questo, per esempio, è un argomento al quale noi stiamo dedicando. Abbiamo già dedicato qualche cosa, questo è un approfondimento ulteriore con un approccio anche eh, esistenziale diverso. Con la citazione di un libro appena pubblicato, fondamentale anche per questo. E quindi, questo per citare la, una cosa semplice, parleremo quanto prima, e forse anche questo nel prossimo numero, di chirurgia estetica. A questo punto affrettando quello che è il nuovo modello di chirurgia estetica, che è la non invasiva, la non distruttiva, la preventiva. Dopodiché ci sarà sempre qualcuno che vorrà cambiare i connotati, soprattutto quando magari sono andati un po' in disfacimento, ma gli vorremmo insegnare sempre che prevenire un attimo e nella maniera più leggera. Noi siamo quelli che siamo, possiamo soltanto continuare ad essere cercando di essere non come quando ci avevamo 14 anni o 20 o 23, ma essere dignitosamente più vecchi. Però dobbiamo essere riconoscibili, quindi togliamoci qualcosina, togliamoci un po' di polvere. Voglio dire, per la ricostruzione aspettiamo. Benissimo, allora non eh, mi resta che ringraziarvi ancora per averci seguito. Ricordarvi che era la nostra prima di 30 puntate di questa seconda edizione di Tutto Bene TV. Quindi vi diamo ufficialmente di nuovo il benvenuto nel nostro piccolo, ma speriamo interessante ed utile mondo. Vi ricordo la nostra email: tuttobene.tv, chiocciolagmail.com ed anche la nostra pagina Facebook, ovviamente si chiama tuttobene.tv. Eh, Grazie alla dottoressa Battistella per essere rimasta con noi, ma ci rivedremo prestissimo. Diciamo che da adesso, grazie Roberto, e grazie Leonore. Grazie al dottor Maurizio. E grazie a entrambi, alla prossima.